Visto che ho tirato in ballo Maria, devo dire una cosa molto carina che invece lei fece, che quando ci lasciamo la prima volta, Sì. Francesca, come sai, lavora da Maria da più di 10 anni, e Maria mi fece andare in ufficio da lei per cercare di capire se c'era margine per riappacificarci. E io non No. avevo ancora mai lavorato con Maria. Ho fatto un c'è posta per te in ufficio, diciamo, privato. Però non era Ma la ancora. busta non l'avete Non, aperta? no, perché non era ancora il momento. Poi le dissi, Maria, ritenta più avanti. Come l'hai detto, guarda, sta lì. Sta lì, sì. Però quella cosa l'ho apprezzata molto, perché io non la conoscevo ancora. E mi ricordo, mi telefonò Maria, dico, ciao, sono Maria. Io ho detto, vabbè, è una sola. Sta scherzando. E so che con Francesca le cose non stanno andando bene, la vedo un po' giù. Che ne dici se vieni qua, ci facciamo due chiacchiere? È andata così. Prendo il caffè. Prendi il caffè, prendi il caffè. Tra l'altro tu hai anche dichiarato, dopo una lite, hai dichiarato se mi lascio con Francesca vado dalla Celentano. E ti ricordo che questo 30 volte devi scegliere tra i colleghi ed amici e i colleghi a Allora, ballando. Ti guarda. faccio Ok, vedere i colleghi ballerini e poi Triti. va bene. Ci penso ancora. Cirilli, Cirilli Martin. No! Cirilli. Gabriele Cirilli con Ricky Martin passa il turno. Vai contatore! Di Carol Alt con Raimondo Todaro. È un cucciolo perché lui ha cominciato a ballando con le stelle. Quanti anni avevi? 18 appena compiuti. 18 anni appena 2005. Pazzesco. Sì, e devo dire che nel filmato ho visto tanti dei miei colleghi storici a cui sono legato, Natalia, Samantha, Simone, Samuel, Quindi insomma, scusa, penso. tornando altre 30 Ma volte, chi guarda, io triti tra i colleghi, i gli colleghi di amici? Ballando secondo me sono un pezzo di storia di quel programma lì e quindi, ahimè, in questo caso devo tritare, maestra, perdonami, andremo a cena insieme un giorno, chissà. Ecco, ti sto tritando. Quindi tieni i colleghi di Tengo i ballando. colleghi di Ballando, sì, però mi dispiace tritare la cena. Ma scusa, Rompe le scatole pure da tritata, è pazzesco. come rompe le scatole Sì, pure da anche da tritata? tritata rompe le Scusa, scatole. prima dici che sei amica, che vuoi andare a cena e poi rompe le scatole, dimmi. Scusa, allora c'è lo zio della Celentano che ti Eccole. deve cantare una cosa. Sto ragazzo da dove è arrivato? Ballando l'avevo notato, è voluto passare di là. Dimmi un po' chi te l'ha fatto fa'. Con Rudy Zerbi non si può, con Alessandra proprio non l'ha tritata. Tutti i giorni ci litigherai, di gastrite così non soffrirai. Così Raimondo se ne va per non sentirla Celentano, e mia nipote lo si sa, ma non c'è mai andata piano. Così Raimondo se ne va e non ha più palpitazioni, ha detto me ne vado, ciao, queste sono soddisfazioni. E sei forte, bravo. Stai dicendo maestro Celentano, no, Sì, mezzancella. bravissimo. Devo difendere la nipote mia. Ma allora arriviamo alla domanda. Alla domanda, ma perché te ne sei andato da amici? Ma non è che me ne sono andato, è che come ogni percorso della vita le cose belle finiscono, hanno un tempo, hanno Ma un perché è inizio, hanno una finita? 3 anni? Questo non lo so, nel senso che
Io sono stato benissimo tutti e tre anni, devo dire la verità. È un programma che per chi fa l'insegnante credo sia il massimo, perché lavori tutti i giorni con dei ragazzi che sono scelti tra migliaia, talentuosi, che hanno voglia di fare e sanno che può essere l'occasione della vita e quindi danno proprio tutto. Però anche tu, io ho fatto Raimondo, hai dato tutto, perché tu nel frattempo hai subito delle operazioni, avevi un tumore da togliere, ti operavi, andavi in anestesia totale e il giorno dopo tornavi a lavorare. Cioè, guarda, anche per te non sono stati degli anni semplici. Ma ti posso dire che Amici è stata la mia salvezza, perché io entravo in sala con i ragazzi e non ci pensavo. Uscivo dalla sala e pensavo, porca paletta, il tumore. E quindi mi ha veramente salvato il lavoro. Io amo stare in sala con i ragazzi e ho la fortuna di poterlo fare tutti i giorni. Non per forza deve esserci la lucettina rossa accesa. Uno è un insegnante sempre, 365 giorni l'anno, H24. E a me piace proprio seguire i ragazzi anche al di fuori della sala, perché secondo me l'insegnante deve sapere il ragazzo come sta. Però se mi sta sembra bene a casa, ti dispiace un po' quindi non poterli più seguire questi. Io pensavo fosse una tua scelta. No, io sarei rimasta, mi piaceva. Ah, saresti rimasto? Sì, io sarei rimasto, però capisco anche quindi che... Quindi essere stato sostituito da questa ballerina del Crazy Horse ti ha colpito? Ti è dispiaciuto? No, perché comunque so che 3 anni sono comunque tanti. Ad Amici comunque i professori girano spesso, a parte la Cele che è storica e Rudy, tutti gli altri comunque... Tendenzialmente si fanno un paio d'anni, quindi avevo messo in conto assolutamente, va benissimo così. E non ho rimpianti perché ho dato tutto me stesso e quindi ho solo bellissimi ricordi e ringrazio per l'opportunità che mi hanno dato, perché è stato veramente bello. Beh, e allora dopo questa tua dichiarazione d'amore diventa un po' complicato, perché io qui ti devo chiedere qual è stata la tua volta buona. Se arrivare nelle case degli italiani grazie a Milly Carlucci o aver continuato il percorso con Maria De Filippi. Ti faccio vedere un film. Lo so. È come scegliere mamma e papà, dicono loro. È difficile. Ma lo dice perché sei un papà. Scherzo. Ti faccio vedere un filmato. Ok. Che forse tu non ricorderai. Ok. In realtà neanche io, perché in lontananza c'ero anch'io. Ok. Era il 2005. Ok. Il mio primo anno, quindi? Il tuo primo anno, ma è stato anche il mio primo anno. Ah, non lo sapevo questo. Eh sì. Siamo legati dal 2005. Sì, siamo legati dal 2005, ma soprattutto sei legato con lei dal 2005. Sì. Prego. Guardate chi è Raimondo. Oh, ciao. Sono Raimondo Todaro, ho 18 anni e sono cresciuto sul lago di Garda, ma adesso vivo a Catania, la mia città di origine. Mi piacciono tutti i ritmi musicali e quando ne sento uno, parto. C'è chi pensa che sono troppo giovane per vincere, ma si sbaglia. E riparto? 1, 2, ok. 3, cambio. Vado? 5, 6, 7. Ah, rimango con te. Facciamo 3, così? 5, 6, 7. Sempre indietro? Esatto, sempre indietro. Allora, indietro possiamo anche andare con la musica, dai. Ma non me la coppia. Dai. 6. Impressionante! Questo video è per farci capire che, come si dice a Roma, se stiamo a fa vecchia, la Carlucci è sempre uguale. Impressionante. È vero, stavo pensando la stessa cosa. Beh, non male come debutto. Guarda la Carlucci quanta fiducia ti ha dato, no? Diventa la tua ballerina addirittura. Io devo tutto a lei, nel senso, mi ricordo ancora il mio primo provino per Ballando con le Stelle. Era un teatro a Messina. E lei presenziava i casting, li faceva lei in prima persona e mi ricordo che disse lei immediatamente agli altri autori, io poi questa cosa chiaramente la scoprì a distanza di anni, che quella sera stessa in hotel, in riunione, lei disse io quel ragazzo lì lo voglio, punto e basta. Poi ci furono altri casting a Roma, che però io poi venni a sapere dopo che era un pro forma, nel senso che mi avevano già scelto, io non lo sapevo chiaramente,
Lei lo disse subito in quel giorno stesso. E la tua futura moglie già c'era nella tua vita? No, perché io ho iniziato a ballare con Francesca l'anno dopo, nel 2006. Cioè la conoscevo per via del nostro mondo delle gare. Io ballavo in una categoria, lei è 2 anni più piccola di me, quindi ballava nella categoria dei più piccolini. Quindi la conoscevo da sempre, ma ciao così, ai raduni della nazionale ci vedevamo spesso, però non la conoscevo in realtà. Tu scusami Raimondo, perché dopo tutti quegli anni di ballando, poi alla fine hai lasciato e sei andato a fare il professore ad Amici? Ma allora, perché? Innanzitutto penso di aver fatto 14 edizioni consecutive e quindi avevo dato tutto, e Milly lo sapeva. Quando Milly, che mi ha cresciuto, mi conosce forse bene quanto mia madre, mi ha dato la Versace, mi ha dato Giorgio Platinette, mi ha dato tutte quelle situazioni un po' al limite per spronarmi, perché poi se no ogni anno rischiava di diventare ripetitivo, no? Nel contempo io stavo già male e quindi... Di salute. Io ho fatto le ultime edizioni di Ballando dove stavo veramente male, avevo perso anche peso, quindi non ero più in forza, non riuscivo più a ballare. E poi ci sono state altre cose che non mi va di dire, non è la sede giusta, che comunque Milly sa e io so che lei sa. E a me basta che lei sappia che io... il motivo per cui ho fatto questo passo, che poi io non è che ho lasciato Milly per andare da Maria, perché io avevo già chiuso con Milly e con Maria c'era stato un contatto qualche anno prima e Milly ne era a conoscenza e io rimasi a Ballando perché mi sentivo a casa. Poi nella vita le cose cambiano e bisogna anche accettarlo. Col senno di poi ti dico, Kate, adesso io, Samuel, Simone, Natalia, Samantha, abbiamo fatto la storia di quel programma lì, è anche giusto lasciare spazio ai giovani, abbiamo una certa. E quindi bisogna anche avere il coraggio di chiudere un capitolo, aprire un altro e andare poi incontro a cose anche che magari non sconosciute, lanciarsi e buttarsi. E la vita è fatta così. Però prima tu mi hai detto, ma io sarei anche rimasto ad Amici, però io so che dopo un po', a parte gli storici, i professori ruotano. Quindi scusami, questo fatto di non essere più ad Amici ti ha fatto soffrire? No, non mi ha fatto soffrire. Ti ripeto, io il lavoro che faccio ad Amici... Soffrire vuol dire che ci rimani male, soffrire vuol dire che ti mancherà andare lì, soffrire vuol dire non tanto la televisione, la lucina rossa che si accende, ma avere un progetto con quel programma. Ma sai, io... Non sei rimasto indifferente, se no mi dicevi, vabbè, basta, non ne potevo più. Ma no, indifferente cioè... chiaramente no, però... Sennò è una contraddizione. Io oggi sono qui da te. Per chi mi segue sa che io ieri sera fino alle 23 ero a scuola mia a Catania, ho preso un volo per venire qui da te. Quindi io e il mio Amici l'ho fatto pure ieri pomeriggio con i miei ragazzi a scuola. Beh, non è la stessa cosa però. Non è la stessa cosa perché? Tu che sei abituato da quando hai 18 allora, anni. Come i bambini mi appagano è esattamente la stessa cosa. Che cosa cambia? Che quando tu fai l'insegnante ad Amici non ti vedono 20 ragazzi, 30 ragazzi, 40 ragazzi, ma ti vedono in 2 milioni. Quindi il messaggio che tu mandi arriva in maniera più diretta a più persone, sei più seguito, hai degli altri benefit, insomma il mondo della televisione chiaramente piace a tutti. Però per me non è mai stata un'ossessione ed è il motivo secondo me per la quale ho lavorato per 20 anni ininterrottamente in televisione, perché io non l'ho mai voluto fare. Ma torneresti al tuo primo amore ballando con le stelle? No, perché c'è stato un tempo per ballando e quel tempo è passato. Non sei un nostalgico? Ho dato tutto me stesso, no, ma lo ricordo con un affetto enorme, per carità. Io devo tutto a Milly, a Ballando, a tutta quella famiglia. Oggi qui nel tuo backstage ci sono persone che mi hanno messo il microfono, che mi hanno accolto, che lavoravano a Ballando 20 anni fa, perché poi la Rai è tutta una famiglia. E Trucco e Parrucco erano le stesse signore che mi truccavano e mi pettinavano a Ballando, capito? E quindi ho un bellissimo ricordo. Tra le due signore, chi tieni e chi triti? Prendile intanto perché... Qua cioè... chi trito mi tritano, che è diverso. Ah! Ma guarda, io ti posso dire... Volendo io anche un jolly, puoi giocare il jolly io se vuoi. Io mi giocherei il jolly, però ti dico... Guarda, ma non sai chi c'è però. Ti dico sempre perché sono onesto,
che semplicemente per una questione temporale, sono due persone che mi hanno dato tantissimo, però Mili mi ha scoperto, è arrivata prima. Maria mi ha trovato bello pronto e fatto, diciamo, no? Quindi... C'è il jolly? Ma vabbè, sì, mi posso giocare il jolly, ma... però ti ripeto, cioè se non fosse stato per Mili non ci sarebbe stata Maria e non ci sarebbe stata Caterina oggi. Questo, insomma. Però mi gioco il jolly. No, quindi chi vuoi... No, 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 perché no, a questo punto no, perché tre volte ti ho detto c'è il jolly. Adesso mi dici chi triti. No, 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 non trito nessuno, dai. Chi voleva tritare secondo voi? No, ho detto Maria? No, ho solo spiegato che se non ci fosse stato Mili oggi non sarei qua. Beh, non fa una piega. Quindi però. Sì, Mili, Maria non si offende, mo sbaglio pure nome, vaffanculo. No! C'è il jolly, c'è il jolly, c'è il jolly. Volete vedere chi è? Chi è il jolly? Ah, beh. Perché la cena è come il prezzemolo, sta ovunque, sta. No, anche perché, scusate, forse tu non hai visto una cosa, il 30 maggio scorso la signora ha fatto questo. Tra Rudy Zerbi e Raimondo Todaro, chi è quello più vicino a te? Chi tiene e chi triti? Ma nessuno dei due. Eh no, dobbiamo fare che l'uomo giusto per te. Eh no, se nessuno dei due. Scusa, non posso, uno è pelato, dire... un altro c'ha i capelli, uno è rosso e l'altro è moro. No, ma se nessuno uno dei due. Uno è giovane e l'altro posso... è âgé. Chi si avvicina di più no, a te? Allora te lo dico subito, né giovane né âgé. No? No. Ah, giovani sono troppo giovani, âgé sono troppo âgé. Ok. Capisci perché? Quindi io trito la lui. Tragedia. Va benissimo. Tritati. Fantastico. Raimondo, ti voglio bene. Ma che carina, Rudy, mi cosa. Sei molto simpatico. No, ma anch'io gli voglio bene, però li tritiamo. Allora, cara Cele, so che sotto sotto, anche se non lo dici, mi ami e ti manco già, ma visto che mi hai tritato, ti trito pure io. Ciao! Caro Raimondo, bentornato in Rai. Grazie. E mi sa che ci vedremo altre volte. Ciao a tutti, grazie mille, dammi un bacio. Grazie a te. Grazie a te. Ti posso dare questi miei fiori? Me li metti in camerino, se no si appassiscono, per favore. Te li metto in camerino? Okay, certo. Questo te l'ha dato il modello? Sì. Bello, No, ti ho visto che quando sono entrato avevi il luccichio, ma non era per me, era per lui. Va bene, grazie, Kate. Ciao, ciao, ciao.